Benvenuti amici di Intervista Rapper, oggi siamo con una giovane promessa, Young Sean. Ciao ragazzi. Allora, come hai iniziato comunque a buttarti nel mondo della musica? Allora, io in verità ho iniziato a cantare all'età di 9 anni, ascoltando Tupac, Snoop Dogg. Sono ispirato tanto a loro e ho deciso che voglio farlo io e voglio fare anche il rapper, perché c'è le cose che parlano, le cose le ho vissute anch'io, cioè voglio scrivere i messaggi tra i miei testi. Così. Perché hai scelto proprio il nome, questo nome qua comunque? Young Sean arriva, cioè l'ho scelto perché c'è un rapper americano che mi sono ispirato, che si chiama Big Sean, e da lì io ho iniziato a chiamarmi Young Sean, che è Big Sean, grande Sean e io giovane Sean. E poi invece, dopo vedremo il tuo video, perché hai scelto di cantare americano comunque, che ci sta a volte comunque... Perché io arrivo da una terra che si parla l'inglese, a parte che in italiano non sono bravo a cantare, quindi sono più bravo a cantare nella mia lingua, che sarebbe l'inglese, e ho deciso di cantare in inglese, che mi trovo... Comunque sei bravissimo, perché poi vedremo anche il tuo video. Grazie mille. E invece, cosa ne pensi? Comunque, volevo chiederti una differenza secondo te, facendo un po' parlare dell'hip hop rispetto all'hip hop americano e all'hip hop italiano. L'hip hop italiano vogliono un po' assomigliare a quello americano, perché copiano un po', però anche loro ci stanno dentro, anche tipo Gue Pequeño, il drink e la jolla, sembra una cosa americana, veramente. E poi Gue comunque si ispira molto a americani. È veramente una cosa figa e mi è piaciuta quella canzone, spacca veramente. E poi cosa cerchi comunque, prima di vederci il video, cosa cerchi comunque di comunicare con i tuoi pezzi, con i tuoi testi? E con i miei testi, cioè in passato l'ultimo video che è uscito veramente parlava della prima linea, che io vivo la mia vita nella prima linea e un altro negro vive la sua nell'ultimo, perché quando ho iniziato a cantare mi davano del fallito, però adesso sono riuscito a fare qualcosa, ho creato qualcosa con me, con il DJ Sony D, e stiamo ancora lavorando. Sì, no, poi comunque penso che comunque siano anche delle soddisfazioni. Sì, sono veramente contento. Si riesce ad arrivare. La gente apprezza la mia musica. Sì, no, quello penso sia la soddisfazione più bella. Sì. Noi adesso ci guardiamo il tuo video e poi continuiamo con le domande. Okay. I'm blessed, baby. We made, nigga. The ending in the beauty.
I turn your light out. Oh yes, it's sure I'm proud. You can give a shout out. It's shouting, yeah, yeah. I'm Chris DeClaire. So put it down, put for it down, BM. Baby. So put it down, put it down, BM. Baby. Baby, put it down, put for it down, BM. Baby. I'm going far in this club. So put it down, put it, put it, put it down. Abbiamo visto il tuo video e volevo chiederti i tuoi progetti futuri a livello musicale comunque. Adesso, dopo questo video comunque. Sì, sì, sì. Il mio progetto futuro è dando molto, dando molto impegno nella mia musica e cerco di fare il meglio. La gente mi dicono che la canzone che le canzoni ti faccio è sempre una più bella dell'altra. Sì, io cerco di impegnarmi, di fare delle robe, perché sentire la gente che dice mi piace la tua musica è una soddisfazione. Sì, sì, no, e sì, vedere la gente un po', alcuni gente della tua città che ti invidiano, per capire che tu sei più importante quello di loro. Quindi, no, no, quello ci sta assolutamente. Sì, comunque sì, sono sì, anche sì. Soddisfazioni. Sì, sì, invece come farai dei dischi dopo, cioè futuri? Sì, farò adesso. Hai qualcosa in mente? Sì, sì, adesso preferisco fare i singoli, non voglio fare i dischi. Perché sennò magari mettere più impegno in un singolo, sì, 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 a fare un disco. Perché tutto. Preferisco fare i singoli perché voglio diventare molto conosciuto. Dopo, quando sono molto conosciuto, inizierò a fare i dischi. Però per adesso io e un socio abbiamo mandato i due singoli alla Media Records, che sarebbe, hanno sponsorizzato anche il DJ Fargetta, non so se chi sia. Se non ho presente. E se loro dicono di sì, vediamo come va. E usciranno ancora i tuoi nuovi video in futuro? Credo di sì, per me è sempre un piacere, quindi... No, anzi, penso che comunque fare musica, se comunque fa star bene, è la cosa più bella che si possa fare. E invece comunque cosa, quando scrivi i tuoi testi, da cosa comunque prendi ispirazione o cosa... Allora io, io prendo l'ispirazione ascoltando me stesso, non sono come gli altri che io prendo l'ispirazione dagli altri artisti. Ma quello è una cosa meritevole, anzi, sì, sì, perché sono veramente pochi quelli sì, che... Sì, 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 io su tutte le cose che scrivo sempre nei miei testi parlano della mia vita, le cose che mi succedono. Quindi io parlo di quelle, io non, se magari Eminem ha fatto una canzone, mi ispiro a lui cantando, scrivendola, io non scrivo le stesse cose che scrivono gli artisti, sì, io scrivo le cose che escono dalle mie, creato da me. Sì, sì, no, quello sì. Quindi è così. Che consigli magari potresti dare comunque a uno che vorrebbe iniziare a buttarsi nel mondo musicale comunque? E di lavorare tanto, dando tanto impegno. Anche se alcuni diranno che tu fai schifo, di non ascoltarli, perché quelli che ti dicono che tu fai schifo ti fanno solo un favore, perché loro ti fanno avere più coraggio. Sì, no, io comunque... ringrazio le persone che mi hanno detto che no, mi hanno insultato. Quello anche musica, perché io comunque penso che quando uno ti fibra, ha sempre detto comunque è quando iniziano ad odiarti che inizia a salire comunque. Sì, 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 un po' tutti dicono comunque è vero, perché
quando viene odiato comunque viene anche ascoltato. Sì. Quindi penso che... È quello, cioè io ringrazio le persone che mi hanno insultato perché mi hanno dato coraggio e qualcosa mi sto facendo e voglio anche fare in futuro. Sì. Poi comunque sempre farlo col cuore, assolutamente. Sì. E... Sono alcuni, cioè, quello fanno, cioè, artisti, quello fanno per, cioè, soldi. Però io lo faccio per passione, cioè, però è ovvio che, cioè, se arriverò a un qualche certo livello che arriverà, è ovvio che, cioè, dove pure avere i soldi, cioè, io credo se, tipo, i Club Dogo, cioè, insieme in gruppo, se non ricevavano dei soldi, erano tutti divisi, cioè, capito? Quindi... Sì, no, poi comunque c'è da dire che comunque quando uno dice ti vendi, ma alla fine, giustamente io, sono da dire che comunque uno è obbligato a vendersi, comunque non puoi continuare a parlare, se arriva l'etichetta e dice mi piace come canti, ovvio che comunque... Sì, quello assolutamente. Sì. E invece cosa ne pensi di canali tipo il nostro che comunque cercano di sponsorizzare anche in piccolo comunque artisti che meritano comunque? Sì, intervistare il rapper è veramente una buona idea che aiutano gli artisti emergenti, è veramente una buona cosa e mi piace molto e ringrazio a voi che mi avete dato questa opportunità e ringrazio a tutti. No, noi ringraziamo te comunque del... Grazie mille, lo apprezzo. E niente, poi ci aspettiamo nuovi pezzi, noi continueremo sempre a seguirti, anche voi ci dovrete seguire. Ciao ragazzi, ciao.